Assessore, procedono spediti i lavori sulla SR-429 dopo l'apertura del sesto lotto a luglio, adesso si procede per il quarto e per il quinto, sicuramente un'arteria strategica per la viabilità regionale. Sì, la 429 è in concreta fase di realizzazione. Dopo che il sesto lotto appunto è già entrato in funzione da luglio dell'anno scorso, sono in fase di realizzazione ben sei stralci del quinto lotto. Tra questi alcuni sono stati assegnati, alcuni vedono i lavori in fase di esecuzione, tra questi la rotatoria di Dogana, altri verranno assegnati proprio a breve. In più, il completamento definitivo del quinto lotto lo avremo con la partenza dei lavori a giugno, perché è in fase di aggiudicazione definitiva proprio in questi giorni. Nel frattempo sta andando avanti la progettazione del quarto lotto, anzi la progettazione è quasi completata e in questo caso avremo la partenza della gara entro il mese di giugno. Quindi, come vediamo, abbiamo una sequenzialità che dà continuità ai lavori, così come è sempre avvenuto dal momento in cui si è insediato il commissario regionale, l'ingegner Annunziati. E tra esecuzione dei lavori, progettazioni, gare, tutto quanto sta andando avanti in una maniera dinamica che a questo punto ci fa ben sperare di avere il completamento di questa opera in tempi che non sono più tempi soltanto auspicati, ma sono tempi che fanno parte di cronoprogrammi che vengono pressoché anche rispettati. Ingegnere Annunziati, procedono lavori per l'SR-429, siamo in fase di aggiudicazione del quinto lotto. Entriamo un attimo nel merito con lei e sui cantieri aperti. Sì, dunque abbiamo intanto avviato alcuni stralci funzionali sul quinto lotto con lo scopo di risolvere anticipatamente tutte le criticità che i lavori principali poi avrebbero potuto incontrare. Per questo motivo stiamo già realizzando due casse d'espansione, una sul Rio Casino e una sul Rio Grassellino. Stiamo completando le rampe del cavalca ferrovia di Molin Nuovo e stiamo completando la complanare di Via Bisarna. Inoltre abbiamo in questi giorni concluso le rampe di tre cavalcavia di strade secondarie intorno a Madonna della Tosse. Abbiamo avviato già i lavori alla rotatoria di Dogana, che è quella che costituisce il raccordo tra il quinto ed il quarto lotto. Inoltre, proprio in questi giorni, abbiamo anche aggiudicato in via definitiva i lavori per la realizzazione di un impianto di sollevamento in località Madonna della Tosse. Sempre questi sono appunto stralci del quinto lotto. Inoltre, come anticipava, stiamo definendo l'aggiudicazione dei lavori di completamento del quinto lotto vero e proprio, da Molin Nuovo a Dogana. Possiamo parlare di un cronoprogramma di tempi, tempistiche e anche un termine di completamento totale di questa arteria regionale? Dunque, per quanto riguarda i lavori del quinto lotto, che dovrebbero essere avviati tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, abbiamo un tempo di circa 240 giorni e quindi diciamo già nel corso del 2019 dovremmo vedere conclusi questi primi lavori. Inoltre, per quanto riguarda il quarto lotto, contiamo di avviare la gara appunto tra maggio e giugno e dunque per tutto il 2019 vedremo anche completato il quarto lotto.